Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Eccoci in diretta con È sempre Derby. Saluto Mauro Suma in studio con me. Ciao Mauro, ben trovato. Ciao Federica, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Vedo insomma la No, solita c'è sedia vuota. Fabrizio, c'è. È in Dov'è? collegamento Skype. Ah, c'è, quindi. Ah, ecco. Buona Salute, colazione, Fabrizio. salute, Beh, ma salute alla campolista. Mauro, Ti salvi, io non partecipo. questo è l'unico modo per averlo Ah dall'inizio. sì, E quindi lavandissima, le abbiamo sì. provate Lui tutte fa e abbiamo lavandissima, trovato sì. questa soluzione Sì, per averlo puntuale. sì. Come Ma stai, insomma, Mauro? Tutto bene? Tornato? in genere bene. Quando ti vedo ho la sensazione di una certa scivolosità e quindi... Finite le vacanze o c'hai ancora un colpo di Ancora con coda, sta un roba, weekendino Fede. lungo, una cosa? Ancora con sta roba. Vabbè, c'è la prossima pausa delle nazionali, La ottobre, quindi prossima probabilmente lo pausa, rivedremo in qualche giorno me montagna lo prendo. questa Sì, volta, non al mare. esatto. Bravo, bravo, Splendida, Fede, bravo, bravo. esatto. Comunque, stasera gioca, scenderanno in campo sia Milan che Inter. Ovviamente il primo piano della nostra trasmissione è sempre Derby, è dedicato a loro, però voglio partire con quello che sta succedendo a Napoli. Sì. Voglio un vostro commento su tutta questa vicenda, perché c'è un problema, dobbiamo dirlo, c'è un problema. Adesso c'è questo caso, questo giallo Osimhen. Questo video TikTok postato dal social media manager del Napoli, poi eliminato all'improvviso, anche perché si erano accorti che era un video, non lo so, un po' strano, ecco. Un video orribile, un video di pessimo gusto, un Sì. video mal congegnato, mal concepito, mal fatto, mal tutto. Non, io giudico il video, non mi permetto di entrare nel merito della struttura del Napoli, che non conosco, so per esperienza quanto sia delicato questo lavoro di struttura all'interno di un club. Non conosco onestamente Fabrizio la macchina dell'Inter. Al Milan ci sono tantissime persone con tantissime responsabilità e con tantissimo lavoro sulle spalle per fare queste cose, per cui so quanto è complesso, però quel video lì non si può guardare. Detto questo, secondo me il problema è uno e solo uno. Non voglio banalizzare, Federica, non voglio, così dire la prima cosa che capita, ma il tema del Napoli è solo quello di Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis è un paradosso vivente, nel senso che è bravissimo, ma fa un grande casino. È bravissimo perché ha preso un Napoli dalla Serie C, l'ha trasformato in una squadra che fa praticamente quasi tutti gli anni la Champions League e che ha il bilancio inattivo. Quindi è bravissimo. Quindi il risultato finale, chapeau. Le modalità con cui arriva questo risultato finale sono, a volte, mi sia consentito e non venga vissuto come mancanza di rispetto, da padrone delle ferriere, da presidente che fa casino, che fa casino, che entra in urto con lo spogliatoio, che entra in urto con l'allenatore, col DS. Non è un caso che Spalletti e Giuntoli siano Sì. andati via. La mia sensazione, non lo diranno mai, è che sono andati via perché non ne potevano più, di un certo tipo di pressione, di un certo tipo di modalità, di un certo tipo di modi e di approcci. E quindi da lì discende tutto. La scelta dell'allenatore è un po' provocatoria, è secondo me la dimostrazione che qui basta che ci sia io, poi la squadra la può allenare chiunque, con tutto rispetto, lo dico con tutto rispetto per Garcia, e con la stima per questo particolarissimo paradosso che è il presidente De Laurentiis. Quindi Garcia, quindi una differenza che c'è fra Garcia e Spalletti, subito percepita dalla squadra che si traduce nelle reazioni e nelle sostituzioni. E adesso arriviamo a Osimhen. Osimhen e Kvaratskhelia non stanno bene, sono di cattivo umore, non giocano con la concentrazione giusta e l'entusiasmo giusto, e tutti questi episodi sono lì a confermarlo. Voglio sentire anche Fabrizio, tra l'altro, a proposito del video, sinceramente io ne ho visti due che giravano, entrambi a mio avviso di cattivo gusto, uno più dell'altro. Non ho capito effettivamente quale è stato poi postato e poi rimosso Quello del dal coconut. profilo. Ma ce n'è un altro, non so se anche Fabrizio è riuscito a vederlo. Io non posso farvelo vedere perché ci sono immagini di campo. Quello del calcio di rigore, lo prendono tra Sì, virgolette in giro sul sì. calcio di rigore, e l'altro, io ne ho visti due, quello e quello del Due, non so. coconut. Non so se era un video unico postato Sì, poi in è vari un video unico, pezzettini sui Fede. È un video social, unico. ecco. È un video unico. Allora, tanto sottoscrivo anche le virgole rispetto a quello che ha detto Mauro, ci aggiungo
che tu non puoi cominciare la stagione con i tuoi due giocatori più importanti, che sono un po' in balia degli eventi dal punto di vista contrattuale. Di uno si parla di rinnovo da mesi, ma il rinnovo non è arrivato e a questo punto dubito che possa arrivare. L'altro è il terz'ultimo giocatore più pagato della società, del club, e quindi Kvaratskhelia è anche normale che sia in questo momento nervoso, perché guadagna come Zerbin e Gaetano, con tutto il rispetto, e tu devi riuscire a tutelare i tuoi giocatori anche da quel punto di vista. Nel caso specifico ci sono tante componenti in ballo, una più sballata dell'altra. C'è il social media manager. Allora, io non conosco la realtà di TikTok, non la frequento, non la conosco, però so come funzionano i social. Non mi scandalizza il fatto che ci siano dei video, delle clip imbecilli che girano, perché ne ho viste migliaia. Evidentemente su TikTok funziona quel genere di contenuto francamente un po' stupido, sciocco. Quelle due clip le ho viste, sono una più stupida dell'altra, però posso anche comprendere che su TikTok un certo tipo di contenuti funzionino. Ma tu, social media manager, in questo momento di tensioni e situazioni non belle, non puoi prestare il fianco alla polemica e alla critica. Primo errore, social media manager. Poi c'è l'agente di Osimhen. L'agente di Osimhen o non conosce le regole di TikTok, comprensibile, e quindi si offende, si arrabbia e dice voglio portare Napoli in tribunale, oppure le conosce benissimo e sfrutta la situazione per andare alla rottura, cosa che non mi sorprenderebbe affatto. Seconda componente che sbaglia, l'agente di Osimhen. E poi c'è il giocatore. Il giocatore all'improvviso toglie dal suo profilo Instagram tutte le foto con la maglia del Napoli. Questo tipo di reazione non è una reazione che va contro De Laurentiis, contro i dirigenti o contro il social media manager, o meglio, è anche questa cosa, ma soprattutto è un'offesa nei confronti di tutta la tifoseria. La tifoseria del Napoli, che ha sempre difeso Osimhen nel bene e nel male, si sente chiaramente attaccata da questo gesto. Terza componente che sbaglia, Osimhen. In questa faccenda stanno sbagliando tutti. Leggevo la ricostruzione fatta stamattina dal Corriere dello Sport. Il giocatore ieri era a cena, ha visto il video su TikTok, si è arrabbiato tantissimo. La Gazzetta scrive: il video è solo la punta dell'iceberg, c'è tanto di più. Questa è un po' l'apertura della Gazzetta dello Sport, dedicata totalmente al Napoli. Scrivono: sempre più lontano, rinnovo distante, la vediamo, possibile l'addio già a gennaio. Poi ovviamente si vede il gesto del giocatore, quello a cui faceva riferimento Fabrizio Biasini. Abbiamo visto anche poi direttamente il suo profilo Instagram, lui così dal nulla ha tolto tutte le foto con la maglia del Napoli, lasciandone veramente pochissime. Federica, Osimhen si è arrabbiato così tanto, non è, questo lo dico anche a Fabrizio, cioè non è solo per il video. È stato convocato per la partita. Sì, ma non è solo per il video. Comunque, è perché quel video l'ha fatto il suo club. Cioè, sì, quando... però tu devi essere abbastanza lucido per capire che la tua rabbia non può contemplare i tifosi. Io capisco la sua reazione, ma tu devi sapere che se levi le foto con la maglia del Napoli non fai un torto soltanto a De Laurentiis, fai un torto a tutti quei tifosi che ti vogliono bene. Ma non lo questa so cosa, Fabrizio, la lucidità di capirla. Ti seguo poco su questa cosa qua. Lui toglie la maglia del Napoli, che è il club che gli ha fatto quella roba ma lì. I tifosi sono arrabbiati anche con lui, Perché? È perché dicono: ma cosa stai facendo? Togli la maglia del Napoli? Ho capito. Per questa cosa qua, ragazzi, ci volti le spalle. E lui ti risponde: io ho rinunciato a 500.000 milioni di euro dall'Arabia e mi fate ste robe? Cioè, capito, ma nel frattempo il rinnovo del contratto non è arrivato, Attenzione. È stato annunciato, ma io non l'ho mica visto. No. E nel momento in cui il rinnovo non c'è, vale tutto. Tu hai rinunciato a 500 milioni dall'Arabia, ma non hai ancora rinnovato. Non è che ci fai lo scherzetto? Ma non ha ancora rinnovato, perché bisogna essere in due a rinnovare, Fabrizio. Non mi sembra che ci sia, poi le cose del Napoli le so un tanto al tocco, quindi
dico da lontano e dall'esterno, non mi sembra che ci sia una pressione del Napoli a suon di rialzi per rinnovare il prima possibile. Questo non appunto, mi sembra. Cioè, ma io credo che il Napoli abbia fatto la sua offerta, non so di quanto, 8, 9, 10 milioni di euro a stagione. In questo momento dall'altra parte traccheggiano e secondo me il comportamento di Calenda mi fa capire che forse vogliono addirittura a un certo punto arrivare alla rottura, perché alla fine sappiamo come funziona. Conviene a tutti tirarla in là. Non lo so, Fabrizio, perché tu oggi se per rinnovare devi anche valutare che progetto c'è. Osimhen di fianco, ci guarda indietro, Kim non c'è più. Quello che voglio dire è che non ci sono santi in questa faccenda, perché è vero che Osimhen è rimasto e ha rinunciato a centinaia di milioni dell'Arabia Saudita, ma è anche vero che nel frattempo non ha ancora rinnovato il suo contratto, quindi mi sembra che anche lì lui e il suo agente stiano temporeggiando. E quindi è una faccenda non bella sotto tutti i punti sì, di vista. Sì, Fabrizio, in però... mezzo c'è l'allenatore, che sicuramente ha commesso e sta commettendo degli errori, in una situazione veramente non facile. Sì, Fabrizio, però intanto colgo l'occasione per brindare ancora lo scudetto del 2022. Cioè, c'è Giuliano stamattina? No. No, la gentilissima Tamara. Tamara che... ci ha portato allora, il caffè. Che... Tamara, se, Tamara spero che abbia corretto il caffè come no, da mie indicazioni. No. Tamara vuole, sappi che un tempo voleva più bene a te che a me. Oggi mi sa che le parti si sono invertite. Vabbè, però io gli ho detto di mettere dentro del lassativo. No, non ti ascolta. Io non ti dico quello che metterei nel tuo caffè perché in televisione non si può dire. E quindi non te lo dico. Per tornare seri, Fabrizio, oggi Osimhen, per legarsi al Napoli, deve legarsi a un progetto. Osimhen si guarda indietro, Kim non c'è più. Si guarda in panchina, Spalletti non c'è più. Adesso, per dirimere questa questione, chi ci parla con Osimhen, Fabri? Chi ci parla? Ci parla Spalletti? Ci parla Giuntoli? Chi ci parla, Fabrizio? L'unico, sai chi è l'unico che può parlare in questo momento? L'unico che ha un minimo di raziocinio, mi sembra, in questo momento, è Di Lorenzo, il capitano. L'ho sentito parlare anche dopo la partita col Bologna, ed è un ragazzo, a parte un bravissimo calciatore, condivido, ma anche l'unico che mi sembra che stia cercando di tenere insieme tutti quanti. E non è semplice, perché in questo momento c'è... Dopo un errore via l'altro, in questo momento c'è una situazione che difficilmente si riesce a ricomporre, se non con i risultati, però i risultati arrivano nel momento in cui tutti sono coesi. Sì, diciamo che è una situazione delicata e capiremo nei prossimi giorni effettivamente come andranno le cose, perché poi stamattina un po' hanno parlato un po' tutti, amici del giocatore, tanti che dicono... Vi ho fatto vedere anche il titolo della Gazzetta dello Sport prima, possibile addio a gennaio, da capire poi come andranno le cose, se si riuscirà a ricucire il rapporto, se questo strappo sarà impossibile poi da ricomporre. Vedremo. Cioè, di tempo ce n'è. Intanto, come vi dicevo, sono andata a vedere sul profilo Twitter ufficiale del Napoli, c'è apparsa poco fa la lista dei convocati per la partita di stasera contro l'Udinese. Osimhen c'è. Quindi lo vediamo, eccolo qui, lo indico anche con la freccettina, è stato convocato, quindi beh, sì, vedremo anche se scenderà in campo e con che umore. Devo però fermarmi per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Da casa ovviamente sulla questione ci stanno scrivendo in tanti, c'è questo telespettatore, adesso vi recupero subito il messaggio, eccolo qua, lo vediamo, che ci dice: DL un bel furbetto, sta preparando il terreno per giustificare ai tifosi la prossima cessione del giocatore, però c'è modo e modo, e questo non è un bel modo eventualmente per giustificare del giocatore, la cessione del giocatore se la vuoi fare bene passa mica dalla rottura, passa dal rinnovo. Rinnovi il contratto e poi lo vendi alla cifra che vuoi te. Se invece adesso aspetti gennaio o giugno dell'anno prossimo, arrivi a un anno dalla scadenza e sei strozzato. Questo è vero, dal punto di vista. Vero. Fabrizio, sono d'accordo con te su Di Lorenzo, però Di Lorenzo a parte, mi sembra che via Spalletti, via Giuntoli, il Napoli è tornato nel casino che c'era all'epoca dell'ammutinamento con Ancelotti e all'epoca delle frizioni con Gattuso. Cioè,
mi sembra che le due figure che stabilizzavano il Napoli rispetto agli umori di De Laurentiis, non essendoci più quelle due figure lì, è divampa tutto, fuoriesce tutto, oserei dire con gli interessi, perché si pensava che potesse essere colpa del caratterino di Insigne, del caratterino di Fabian Ruiz, di Mertens, e invece è la stessa roba con giocatori che sono appena arrivati, che sono qui da meno tempo. E quindi... ti permetto di aggiungere che anche a livello di comunicazione il Napoli, che è sempre stato un po' frizzantino, probabilmente non si è accorto che non si possono fare determinate cose, perché adesso parliamo di TikTok, però li conosciamo tutti i tweet dell'account del Napoli, il modo di comunicare. Cioè, secondo me ci vorrebbe un filo più di ordine sotto tutti i punti di vista. Eh sì, perché comunque sei diventato un club che fa parte dell'establishment del calcio italiano. De Laurentiis a livello di Lega è una figura di grande rilievo, il Napoli è una società che rappresenta tutti gli anni ad alto livello l'Italia nelle coppe europee. Non dico che devi normalizzarti o istituzionalizzarti del tutto, ma un bel po' sì, sono d'accordo. Direi di chiudere la questione Napoli, passiamo alle vicende che ci riguardano direttamente, quelle di Milan e Inter. Partiamo dal Milan perché scenderà in campo prima alle 18.30, una trasferta non semplice, su un campo non semplice, quello di Cagliari, perché ieri ti facevano arrabbiare Mauro quando dicevano, il direttore lo diceva, sì, ma vai a giocare con la penultima in classifica, eccetera. Fabio, volevo un po' provocarti, però ti dico, da casa noi abbiamo fatto vedere la probabile formazione, adesso la recupero, ci sono un po' di dubbi, hanno un po' paura di questo massiccio turnover, soprattutto davanti, perché... tridente d'attacco, sì, inedito, almeno si parla di questo. Chukwueze, Okafor, Pulisic, da vedere se verrà confermato. Sì, io mi intriga molto, mi piace molto, adesso vi spiego perché. No, ieri sera, Fabio, devi sapere, Fabrizio, che la partita era quella che era. Ci stavamo addormentando tutti. E allora Ravezzani dice, vabbè, faccio incazzare Suma, cioè, lo capisco perfettamente. È sempre un ottimo piano B, secondo me. Sì, certo. E quindi va bene. No, noi ragazzi abbiamo fatto il mercato per essere finalmente in condizione di fare turnover massiccio, Fede. Cioè, noi l'anno scorso non riuscivamo a fare turnover, che serve, perché il turnover massiccio oggi nel calcio c'è già nelle partite. Quando tu puoi fare 5 cambi, quello durante una partita, quello è già turnover massiccio, figurarsi giocando ogni 3 giorni. E i ragazzi che vanno in campo stasera devono togliersi questa stramaledetta pecetta, questa stramaledetta etichetta di Milan 2. Devono andare in campo ed essere il Milan a tutti gli effetti, perché su di loro ci sono stati investimenti da Milan a tutti gli effetti, investimenti importanti. Tu dici, Fede, tu dici Chukwueze, Okafor e Pulisic. Ragazzi, sono 60 milioni abbondanti. Sì, eh? Sì. Ragazzi, quindi sono nostri investimenti, e è tutto nel nostro interesse, nel loro interesse, che le cose vadano bene e che non si senta più la differenza che si sentiva l'anno scorso fra un certo tipo di squadra e un'altra. Quindi è fondamentale. Quindi stasera, la partita stasera di gioca qualche, diciamo, novità, cioè mi immagino una formazione diversa, no, dal solito. Te la faccio vedere la probabile che abbiamo in grafica. Noi l'abbiamo messa giù così, con Sportiello in porta, Florenzi, ciao, Tomori e Teo Hernandez, Loftus-Cheek, Adli, stando alle ultime, Reinders in mezzo al campo, davanti Chukwueze, Okafor e Pulisic. Dovrebbe essere questo. Vabbè, quindi è la grande occasione per Adli, che abbiamo visto poco o mai nell'ultimo anno e mezzo, e si prende, cioè questa è veramente la sua partita, perché insomma in quel ruolo, che è anche un ruolo chiave, insomma è il giorno in cui ci deve far vedere se ha ragione chi non lo fa giocare mai, o ha ragione lui che chiede spazio. Sì, peraltro Fabrizio in un ruolo in cui è un po' costruito, un po' adattato, sì, perché Pioli ci sta lavorando dal giorno del raduno, perché lui è una mezzala offensiva, non voglio dirti un trequartista, una mezzala offensiva. Sì, quando è arrivato, sì, è arrivato come trequartista, sì, quando il, sì, Milan lo prende doveva essere, sì, il vice Çalhanoğlu. Certo. Sì, no, lui arriva dopo. Però non era stato preso prima, nell'anno precedente, era rimasto quando era stato preso, che poi era rimasto comunque lì al Bordeaux. Sì.
almeno mi avevano detto è una sorta di vice Cialanoglu. Si pensava perché... che poi quando sarebbe tornato avrebbe potuto fare quel lavoro lì. E, però adesso insomma il gioco nostro, il sistema di gioco è un po' diverso. Lui deve stando a quanto dice Pioli, soprattutto riconoscere le posizioni e poi giocare di conseguenza, perché Krunic in quel ruolo lì non fa il Rui Costa o il Pirlo. Krunic fa il Krunic, fa il suo, sta dove deve stare. Infatti dannazione, si fa male contro il Verona in un momento in cui fa due strappi offensivi, sì, fa movimenti diversi da quelli del resto della partita, anche se ho provato a dire questa cosa all'interno del Milan, ma mi hanno detto che non c'entra niente, che quindi era meglio se stessi zitto. Va bene, sto zitto. Però ecco, quindi io spero molto. Non è un ruolo facile, hai visto anche tu Fabrizio con Aslani a San Sebastian, non è un ruolo facile quello lì, però bisogna, ragazzi, ha aspettato tanto questo momento. Lui l'anno scorso aveva giocato solo a Verona, mm-hmm, quando vincemmo 2-1 faceva il trequartista, giocò una partita già, ma tutta la squadra ha giocato in maniera grigia. Io mi auguro che questa sera invece succeda qualcosa di diverso. Il ragazzo è un po' particolare, perché il ragazzo di solito chi gioca poco si immusonisce e si estranea, lui invece è un uomo spogliatoio. Sì, è vero, è un uomo spogliatoio, è uno del gruppo a tutti gli effetti, e quindi insomma io penso che anche i compagni lo metteranno in condizione stasera di far bene, speriamo. Intanto, scusatemi, prima di tornare da te Fabrizio, apro e chiudo un'altra parentesi sul Napoli, perché sto leggendo in questo momento un aggiornamento da Twitter che arriva da Marco Giordano, collega di calciomercato.it, che è molto attendibile sulle vicende Napoli, anche molto aggiornato. Scrive: De Laurentiis sta seguendo con attenzione la situazione, il presidente è molto irritato, era stato chiuso un accordo con il calciatore e il suo agente Calenda già ad agosto, c'era stato un ok per il closing, da lì salta la parola data e si aprono frizioni che fanno salire il livello di tensione, come dimostra il comportamento avuto ieri dall'attaccante e dal suo agente, quindi questioni comunque legate al rinnovo, questo almeno scrive Fabrizio cosa Marco dice. Giordano. Non so, Fabio. E alla fine conta sempre quello. I soldi. Alla fine sono sempre i quattrini di mezzo, i contratti, ed è questo che deve far pensare. Cioè, quando tu annunci un rinnovo del contratto, più o meno ufficialmente, e poi quel rinnovo non arriva, è evidente che ci sono dei problemi latenti. Se inizi la stagione con quel problema, poi alla prima partita non bella, queste cose vengono fuori, il resto è contorno. Il problema TikTok diventa un pretesto per tirare fuori il vero problema. Ma allora, anche la lite di Bologna è un... Non lo so, io so che in questo momento i due più nervosi sono i due che l'anno scorso hanno fatto meglio. Kvaratskhelia, che ripeto ha il terzultimo ingaggio della rosa, e Osimhen, che non ha rinnovato ancora il suo contratto e non so se lo vuole rinnovare a questo punto. Quando tu arrivi da una stagione meravigliosa come quella dell'anno scorso, devi pensare a queste cose, perché... Se i tuoi due migliori giocatori partono o con dei problemi contrattuali o pensando di essere diventati improvvisamente più importanti della squadra stessa, chi arriva al posto di Spalletti per forza di cose finirà in difficoltà. Rudy Garcia sta sbagliando delle cose, io non tirerei mai fuori i miei migliori giocatori a 5 minuti dalla fine, perché tutti poi puntano il dito contro di me, ma è anche vero che non è stato messo nelle condizioni di lavorare in maniera serena. Sì, però quelle cose lì, Fabrizio, si bisogna risolverle, appunto, come dicevi tu, durante l'estate. Cioè, se tu non puoi pensare di tenere Kvaratskhelia e Osimhen così. Poi Marco Giordano, il collega, scrive che era stato raggiunto un accordo per il rinnovo. Io questo non lo posso sapere. Però da lontano dico, se senti aria brutta, piuttosto guarda, fai una bella cosa, li cedi, prendi una paccata di soldi e prendi 5-6 giocatori forti e rifai la squadra. Sì. 5-6 giocatori che nessuno di quelli magari diventa come Kvaratskhelia e Osimhen, che le tue sorti dipendono da lui, e quindi ti rifai la squadra subito, perché adesso hai la stagione che si è incasinata, che si è aggrovigliata, stai rovinando tutto quello che hai fatto l'anno scorso, perché i due simboli dello scudetto non sono contenti in questo momento di andare in campo e non sono concentrati nella maniera giusta. Se lo vendevi c'era Lukaku libero, prendere un giocatore così, esempio, un Jonathan David, se volevi prendere comunque il giovane di prospettiva, quindi le soluzioni c'erano. Poi sai,
Vai, vai, Fabri. C'è anche la sorte che si accanisce, no? Perché per esempio se tu l'altro giorno a Bologna Osimhen invece di sbagliare il rigore lo segna, il Napoli vince la sua partita, la classifica più o meno si mette a posto, non esce il video su TikTok di Osimhen che sbaglia il rigore e magari adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Cioè, poi ci sono purtroppo anche questi bivi che cambiano il destino dei campionati. Mi devo fermare per la pubblicità, stanno arrivando tantissimi messaggi da casa, non solo sul Napoli, anche sul Milan, dobbiamo ancora parlare di Inter e poi voglio dare spazio ai nostri telespettatori, quindi il numero lo conoscete a memoria, telefonateci così sentiamo anche la vostra voce. Torniamo tra poco, restate con noi. Torno sul Milan, il Corriere della Sera titola Okafor e Adli, test di maturità per il Milan B, effettivamente comunque un Milan, almeno Okafor e Adli sono due riserve in questo momento, quindi un buon test di maturità sarà quello di stasera per loro. Però Fabrizio, coinvolgo te, da casa mi scrivono, ma non è un po' fragilino questo attacco formato da Chukwueze, Okafor e Pulisic, voglio sentire la tua. Ma l'ha detto molto bene Mauro poco fa, nel momento in cui tu ampli le tue rotazioni, aumenti il livello, perché il Milan è più profondo quest'anno dell'anno scorso, tu non devi avere timore di schierare le tue, io non le definisco più neanche seconde linee, ma le tue alternative, perché se hai quel timore, allora significa che sconfessi quello che hai fatto la scorsa estate. Invece tu con logica e coerenza vai sul campo di quella che in questo momento è la penultima in classifica, che non va sottovalutata per amor del cielo, ma tu sei il Milan, hai le tue alternative, se non le fai giocare contro il Cagliari nel turno infrasettimanale, quando le fai giocare? Quindi secondo me devi andare senza timore di giocare questa partita. Passo all'Inter, approfittando della presenza di Fabrizio Biasin da casa. Adesso ti leggo questo messaggio, poi vediamo anche un po' di titoli di giornata. Michele ti chiede quanto sono reali le voci su Investcorp. Dicevo, vediamo anche un po' di titoli di giornata, perché adesso vi porto su FCinter1908.it che fa un po' di rassegna stampa. Si parla, fanno vedere quello che scrive il giornale sulla cessione, sembra questo un momento favorevole, ma fanno vedere anche quello che scrive Tutto Sport. Zhang prova a rifinanziare il debito con Octree, il sì a Investcorp non è scontato. Ecco, io chiedo a Fabrizio che notizie ha raccolto lui a riguardo. Allora, la prima anche cosa è che da osservatore, io ti dico, in questo momento io penso alla partita di stasera, capisco che ci sono cose anche più importanti. Adesso, adesso no? Andiamo anche sulle vicende di campo. Però secondo me, nel senso, a me un po' infastidisce il fatto che si ragioni su queste cose nel momento in cui l'Inter sta facendo il suo percorso, lo sta facendo anche piuttosto bene, però capisco anche che ci sono delle cose importanti di cui bisogna trattare, questa per esempio. Allora, è evidente che ci sono entità in questo momento interessate, notizia della settimana scorsa di Tutto Sport, più o meno verificata, è che ci sono, cioè c'è un fondo importante che vuole acquisire l'Inter e ci prova. Dall'altra parte, la proprietà dell'Inter, che fino a un anno fa, anzi un anno fa esatto, sceglie di ascoltare eventuali offerte per cifre vicine a 1.200.000.000, in questo momento forse ha cambiato idea. Io non ho certezze, perché nessuno in questo momento è nella testa della famiglia Zhang, però la sensazione è che la proprietà voglia provare ad andare avanti sulla sua strada, che è quella che in questo momento ha non aggiustato i conti, perché sarebbe una cosa sbagliata da dire, ma sta migliorando in qualche modo bilanci e situazioni che ben conosciamo, e nell'ottica di il tentativo di vincere uno scudetto importante, quello della seconda stella, mondiale per club del 2025, l'eventuale progetto stadio eccetera eccetera eccetera, forse vuole provare ad andare avanti nella speranza che poi il valore del club aumenti. Però forse, perché nessuno in questo momento è nella testa della famiglia Zhang, l'unica cosa che sappiamo è che ci sono entità, diciamo il fondo Investcorp, che
sarebbe disponibile ad arrivare all'acquisizione per cifre molto importanti, perché sono le cifre che accontenterebbero l'attuale proprietà. Mauro Zhang, Steven, comunque il giovane Zhang ha dimostrato in questi anni di essere molto attaccato all'Inter, di divertirsi, di essere un vero tifoso, poi magari gasato anche dalla finale di Champions, ha voglia di vincere altri trofei e arrivare nuovamente su un palcoscenico tanto importante. Io mi ricordo tanti anni fa, adesso mi direte che sono pazzo, che non c'entra niente, però poi arrivo al punto, tanti anni fa era arrivato Thiago Silva nel Milan, sì. Ricordo la prima intervista che feci a Nesta su Thiago Silva, mi dice: la presenza di Thiago Silva mi aiuterà a restare al Milan qualche anno in più. Io penso, mutatis mutandis, passando dal campo alla scrivania, che la presenza di Marotta e il lavoro di Marotta stiano aiutando Zhang a rimanere qualche anno in più. Questa mi sembra la situazione. Beh, magari anche la presenza di Inzaghi, visto che l'anno scorso, quando lui dice dove vado io si dimezzano le perdite, si vincono i trofei, noi ci siamo un po' messi a ridere. Ecco, quelle cose lì le diceva in un momento di crisi, di sbandamento, e penso che non debba più dirle. Se ci ripensiamo... Scusami Fabri, la scelta di Inzaghi e la gestione di Inzaghi... La scelta di Inzaghi e la gestione di Inzaghi sono in capo a Marotta, quindi... Fabri, non abbiamo capito? No, dicevo, sicuramente quell'uscita in quel momento di difficoltà dell'allenatore risultò stonata. Poi il dato di fatto è che il prosieguo della stagione ha portato oltre 100 milioni di incassi grazie al percorso in Champions League e il dimezzamento del debito da quel punto di vista a bilancio. Quindi il dato di fatto è che è vero. Intanto vediamo, il nostro telefono squillava appena si illumina. Sì, ma di sarà nuovo, anche vero Fabrizio, ma non deve essere lui a dirlo. Non deve essere lui a dirlo, infatti l'ha detto in un momento di confusione. All'epoca è un'uscita che all'epoca è risultata stonata, ma in un momento di grande difficoltà dell'allenatore che ha detto una cosa che probabilmente non ripeterebbe, però poi il dato di fatto è che effettivamente è andata così. Intanto era andato così anche alla Lazio, Mauro. Ma ripeto, poi se lavori con Lotito e Marotta, lavori e il tuo lavoro viene facilitato da chi ti consente di dimezzare le perdite, di andare bene sul campo. Quindi Inzaghi certamente ci mette del suo ed è cresciuto molto, e a suo merito va il fatto che da quando allena in Serie A non è stato mai esonerato. E quindi però io continuo a dire che certe cose sono da scrivere ai dirigenti e non agli allenatori. Gli allenatori la non devono mai appropriarsene. Le società funzionano quando tutte le componenti funzionano. Nel caso specifico, perché ci deve essere sempre unità di intenti, anche quando un amministratore delegato ti punta il dito e dice: uè, qui le cose non stanno andando bene, quindi attenzione perché devi ottenere gli obiettivi, cosa che è capitata l'anno scorso tra Motta e Inzaghi. Ma è normale, nel momento in cui non arrivano risultati e tu hai un obbligo, arrivare nei primi quattro posti, è giusto che tu venga responsabilizzato, ma la cosa essenziale è che tutti remino dalla parte giusta, dalla stessa parte. E devo dire, rispetto a anni passati in cui ognuno faceva per sé e c'erano momenti di tensione anche nelle vittorie, perché negli anni di Conte è arrivato lo scudetto, però ci ricordiamo com'era: Conte da una parte, i dirigenti dall'altra, la proprietà dall'altra. In questo momento invece, ripeto, comunque ancora nelle difficoltà, perché i conti non sono bellissimi, però sono tutti sulla stessa barca, e questa è una bella cosa. Vi volevo far vedere la probabile formazione dell'Inter, passando alle vicende di campo. Eccola qui: Sommer in porta, Darmian, De Vrij e Acerbi in difesa con Dumfries, Frattesi, Çalhanoğlu, Barella e Di Marco in mezzo al campo, davanti Lautaro Martinez e Thuram. Rispetto a questa, stanotte non Pasquale credo. Guarro, infatti no, volevo aggiungere una cosa, Pasquale Guarro scriveva, ci dava una formazione diversa, o meglio la solita Inter, quindi Sommer in porta, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco in mezzo al campo, davanti Thuram e Lautaro Martinez, quindi la solita Inter, e non partirà dal primo minuto Frattesi, ci sarà Acerbi al posto di De Vrij e Bastoni dall'altra parte rispetto a quella che abbiamo fatto vedere in grafica. Fabrizio, è quella che ha dato, sì, Guarro stanotte?
Sì, assolutamente sì, in particolare il centrocampo è quello, definiamolo standard, si pensava su Frattesi che potesse partire nel match contro la sua ex squadra, ma in realtà, secondo me anche giustamente, in questo momento è difficile fare a meno di Mkhitaryan, si ragiona col centrocampo, definiamolo titolare, no? Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, dietro Pavard che ha giocato da titolare le ultime due, lascia il posto a Darmian, un altro che può arrivare chiunque, ma gioca sempre perché è affidabile. E diciamo che questa è la formazione iniziale contro un Sassuolo che contro la Juventus ha fatto vedere che è una squadra che va presa con le pinze, perché in alcune partite ha fatto cose brutte, in altre, compresa quella di Torino, ha fatto vedere che sa giocare a calcio. Siccome tendenzialmente il Sassuolo è una squadra che all'Inter qualche fastidio lo ha dato, a volte vinci 6-0, a volte perdi, secondo me fa bene Inzaghi a non sottovalutare la partita di stasera. L'allenatore del Sassuolo ieri ha detto forse non basterà neanche il miglior Sassuolo per battere quest'Inter. Ah, andiamo bene. Ah, va bene, basta. Se lo dice lui. Beh, però in questo momento l'Inter è la squadra a punteggio pieno che per ora ha fatto 5 su 5, quindi comunque da tutti è vista come la squadra da battere, in questo momento la più forte se guardiamo la classifica. Per carità, però se non sbaglio la scorsa settimana, quella dopo il derby, il duello scudetto era diventato Inter-Juve, no? Leggevo i giornali, e il Sassuolo ha battuto una delle due del duello scudetto, quindi proprio così scassato il Sassuolo non è. Poi se l'allenatore dà questo messaggio qui alla squadra prima della partita, va bene. No, vabbè, ma allora è chiaro che Dionisi fa il suo gioco. Cosa deve dire? No, io vado a Milano, a San Siro, a giocarmela alla pari con l'Inter. No, dice, affrontiamo una squadra che per me è fortissima e quindi è una chiara strategia, è esattamente il contrario. Poi, purtroppo io non penso che si potrà vincere, non so, 4-5-0, 5-1, perché non è che va sempre così. Mette un po' le mani avanti. No, mi rompe le scatole, perché fa la battutina, sì. Perché è lontano. Vieni a farla qua, che poi in pausa poi facciamo i conti, vieni a farla qua. Intanto da casa scrivono: da inizio stagione nelle varie interviste Marotta ha sempre detto di dover vincere la seconda stella, poi anche Inzaghi e altri hanno sempre parlato di obbligo di vincere la seconda stella. Secondo voi cosa c'è dietro questa richiesta della società? Però per essere precisi, obbligo, Inzaghi infatti obbligo di obbligo non ha mai parlato, almeno Inzaghi. No, non si è mai parlato di obbligo, si è sempre detto che è un dovere provare a vincere la seconda stella. Dovere è un termine, obbligo è un'altra cosa. L'Inter non si nasconde, devo dire, fino adesso unica società in Serie A, perché non ho sentito altre, non si nasconde e dice: per noi è importante provare a vincere questo scudetto. E quindi se non dovesse arrivare lo scudetto sarà certamente una grande delusione. Non parliamo di obbligo, perché obbligo è una cosa che nessuno si può permettere di dire. Voglio prendere per una vai Fabri. Tranne qualche media che l'ha messo sulle spalle dell'allenatore, obbligo. Ho preso una telefonata da casa perché il nostro telefono continua a squillare. Avevo detto do spazio agli amici da casa, quindi sentiamo chi c'è in linea. Pronto? No, è scappato. Ha sentito la voce di Fabrizio e ha deciso di andare via. Il telespettatore, facciamo una cosa, rientro, prometto, prendo le telefonate perché vedo che squilla anche adesso, ma devo andare assolutamente in pubblicità. Poi telefonate, messaggi, lo prometto, do spazio a voi, a tra poco. Eccoci in diretta. Allora, vediamo se riesco a coinvolgere il telespettatore, perché poi quando dico così prendo la telefonata e non c'è nessuno dall'altra parte. Vediamo, perché ora squilla. Pronto? Pronto, ci sei? Ciao Federica. È sempre lui. Ciao Roby, vai. Ciao cara Federica, ciao Mauro. Ciao, buongiorno. Mi sembra particolarmente tranquillo oggi. Sì, è lui. Ma chi Paolo, è? Qualcuno da allora, Vigevano? Allora, voglio dirti una cosa. Sì, Fabri. La formazione, Calabria, visto che è convocato, che è a Cagliari, gioca Davide o Florenzi a destra, secondo le tue notizie che hai? Non lo so. Aspetta, poi sul mercato. No, se parla di mercato lo ammazzo. E mercato, Götze, potrebbe essere un'idea, Götze, svincolato.
visto che c'è fluttuato anche il Krunic, Mario Giusti, non può essere un'idea. Io ti ammazzo, giuro. Io ti ammazzo. Ciao Roby, ciao. Ciao Roby, c'è Cagliari-Milan, si pensa solo a Cagliari-Milan. Ma dunque, le previsioni della vigilia danno Florenzi, non Calabria. Calabria ha fatto un allenamento in meno rispetto a Teo. Sì. Teo ha fatto, dopo aver saltato per precauzione la partita con il Verona, perché se tu prendi una botta in allenamento e si crea un po' di livido interno, perché l'edema altro non è che il livido interno, se tu giochi subito, pochi giorni dopo, e prendi un'altra botta lì, poi diventa un problema. E allora, per precauzione, Calabria e Teo hanno saltato Milan-Verona. Che non ci fossero infortuni muscolari è confermato dal fatto che rientrano subito. Dal momento in cui sono rientrati, Teo ha fatto due allenamenti in gruppo con la squadra e Calabria solo uno, quindi secondo me è un po' più in grado di giocare dal primo minuto Teo rispetto a Calabria, però poi vediamo quali saranno le scelte di Pioli. Ancora una telefonata da casa? No, allora vi leggo un messaggio per entrambi. Marco, tifoso dell'Inter, fa due considerazioni e dice: nel corso dell'anno, questo lo chiede a te Fabrizio, sono previste maggiori rotazioni che includano anche Bis e Caslani? Credo sia molto importante valorizzare questi giovani per il futuro. Aggiunge sul Milan, dice: sul Milan noto che c'è sempre diffidenza, ma io ritengo che il gruppo Milan sia uno dei migliori. Soprattutto perché dà tempo e spazio ai giovani di esprimersi. Parto però dall'Inter, vengo da te Fabrizio. Allora, per rispondere a Marco, Aslani sicuramente sì, te lo posso dire perché lo so. Aslani avrà spazio nonostante la sua prima uscita, diciamo, non sia stata delle migliori, eufemismo, contro la Real Sociedad ha giocato una brutta partita, ma questo non significa che sia uscito dalle rotazioni, anzi, ripeto, lo vedremo in campo spesso e volentieri. Su Bissek credo, ma qui è una mia sensazione, non ho informazioni dirette, che in questo momento sia un po' più indietro rispetto agli altri. Ecco, laddove tutte le coppie di giocatori di movimento mi sembrano formate da giocatori molto vicini per prestazioni, Bissek forse è quello che ancora ha bisogno di un po' di tempo per crescere e entrare da pieno nelle rotazioni. Aslani invece lo vedremo in campo spesso. Mauro, sul Milan, questo telespettatore interista crede molto nel progetto Milan. Ma insomma sì, è vero che la connotazione dei giovani è sempre una connotazione importante. Anche la scorsa estate noi abbiamo fatto un mercato mirato su giocatori che hanno in molti casi due caratteristiche. Sono relativamente giovani, forse ecco quello più tra virgolette anziano è stato Loftus-Cheek, parlo di giocatori di movimento, non dei portieri, e che diciamo avevano ancora un anno di contratto, quindi potevano essere più abbordabili sul mercato, perché sai, il giovane quando arriva un anno dalla scadenza di contratto lancia un segnale preciso, cioè vuole andare a esprimersi in altre realtà. È il messaggio che secondo me avevano dato Chukwueze al Villarreal e Musa al Valencia. Quindi sono tutti ragazzi che certamente sono costati, certamente sono stati destinatari degli investimenti, delle risorse che abbiamo raccolto con la cessione di Tonali, ma sono anche ragazzi che vengono qui non fatti e finiti, ma tutti da migliorare, da far crescere. Quindi speriamo che anche in questo caso il Milan riesca a farlo. Ancora un telespettatore, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buongiorno. Ciao, con chi parlo? Ciao, sono Rosario. Ciao Rosario, vai pure, ti ascoltiamo. Allora, volevo dire, sì, ma secondo voi De Laurentiis è impazzito all'improvviso che si mette a giocare su TikTok? No, ma infatti non si è messo a giocare De Laurentiis, ma chi cura la comunicazione del Napoli. Magari De Laurentiis non aveva neanche dato l'ok per un video di quel tipo. Ma non può essere che De Laurentiis ha un ok a una stupidaggine del genere. Ieri poi girava la voce che quel sito è stato hackerato, quindi io direi prima di controllare le fonti prima di fare dei polveroni così esagerati. Va bene, grazie Rosario, per fortuna ci sei tu che ci rimproveri, ci dici che non controlliamo le fonti noi, così come la Gazzetta, il Corriere dello Sport, no, tutto si hackera, sport si hackera, non,
non si hackera con un video fatto così. Poi è stato rimosso, perché se fosse stato hackerato il sito, il Napoli sarebbe dovuto intervenire e dire: guardate che questo video è il prodotto di un hacker e quant'altro. Invece il video è stato rimosso e quella è la dimostrazione che cosa sta facendo. Ammissione dell'errore. Cosa sta facendo Fabrizio? Ah, beh, è arrivata Frida. Ciao Frida. C'è Frida che è irrequieta, allora volevo prenderla un attimo. Sì, è nervosa perché pensa alla partita di stasera. Ciao Mauro. 5-5, ciao Mauro. No, non mettere in mezzo anche la gattina nelle nostre questioni. Infatti la gattina se n'è andata. Esatto, sì. Perché alla gattina non piace stravincere, si limita a vincere. Faccio io una considerazione sull'Inter, perché quando vedo che arrivano messaggi come quello che ho letto prima, dei tifosi che chiedono ma perché non gioca Slani, ma perché non gioca questo, ma perché non gioca quell'altro, eccetera, eccetera, io mi chiedo, cioè, se io fossi interista, cioè, vorrei sempre il centrocampo, frega, certo. Vorrei sempre il centrocampo titolare, perché secondo me i cinque che giocano praticamente sempre sono i più forti, quindi non capisco sempre. Perché sono tutti ossessionati con Aslani, Fabrizio. No, allora, sempre i titolari non possono giocare, altrimenti arrivi a Natale che sei appeso dalla stanchezza, no? Quindi sicuramente non si può pensare di mettere sempre la stessa formazione, però io credo che, ne parlavamo prima, Simone Inzaghi abbia dimostrato ampiamente di saper gestire le sue risorse, cioè ad aprile-maggio, quando io avevo tantissimi dubbi che si potesse andare avanti sui due fronti, anzi sui tre fronti, e riuscire a fare quello che poi è successo. Hanno giocato 18 partite in due mesi e ha dimostrato che lui la sua forza lavoro la sa far girare. E quindi io da quel punto di vista lì mi sento assolutamente tutelato, cioè la qualunque formazione scende in campo a me va bene, perché ripeto, i giocatori sono tutti forti, chi più, perché ce ne sono alcuni che sono più forti, chi meno, ma anche quelli meno, se giocano, a me vanno benissimo, mi fido, mi va bene la formazione che mette in campo l'allenatore. Mauro? Ma dunque, far giocare i giocatori sempre non va relativo, mai bene. Cioè, quello che intendevo è che dall'anno scorso il tifoso interista si chiede ma perché Aslani non gioca mai, ma non può giocare lui al posto di questo, eccetera, eccetera. È un giocatore che probabilmente piace al tifoso interista, però io dico, se hai un centrocampo così forte, perché continuare a chiedere di Aslani, quando gli altri sono fortissimi? Ma dunque, è la stessa cosa che fanno i tifosi del Milan con Adli. È vero, è vero. Però abbiamo visto a San Sebastian che se Inzaghi ha aspettato a inserire Aslani, cioè gli allenatori non si divertono, i giocatori forti, importanti, fatti e finiti, a tenerli fuori. C'è sempre una ragione per cui. Poi, diceva prima Fabrizio di Cagliari-Milan, la partita contro la penultima. Ecco, probabilmente, se Inzaghi avesse potuto, Aslani l'avrebbe fatto giocare, che so, a Empoli piuttosto che a San Sebastian. Però a San Sebastian c'era il problema dell'acciacco di Çalhanoğlu e quindi ha fatto quella scelta lì. Però i giocatori non devono giocare sempre, devono poter ruotare, perché i giocatori che giocano sempre prima o poi si fermano, perché giocare sempre ogni tre giorni, ragazzi, è dura. Perché quando noi ci allarmiamo per l'assenza di due partite, l'assenza di due partite nel calcio di oggi è l'assenza di una settimana. Una volta l'assenza di una settimana era sì e no una partita, sì e no. Oggi l'assenza di una settimana sono due partite secche che salti. E ragazzi, cambia tutto, perché noi pensiamo che fra una partita e l'altra passi un mese. No, fra una partita e l'altra passano due o tre giorni. Fabrizio? Infatti i giocatori intelligenti non sono quelli che vogliono giocare su due partite 180 minuti, sono quelli che ne vogliono giocare 120. Una volta giochi la partita intera, l'altra volta giochi 60 minuti e arrivi a 150. Pensare di giocare sempre tutte e due le partite significa non avere lunga vita in una stagione con 50-60 partite. Quindi i giocatori intelligenti sanno che il loro bene è ogni tanto fermarsi. Coinvolgo un altro telespettatore, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao. Con chi parlo? Ciao, Andrea. Ciao, da Milano. Andrea, vai pure, ti ascoltiamo.
Allora, intanto complimenti per la trasmissione. Niente, grazie. Faccio un po' come Adli che dopo 2 anni chiama. Sì. Quindi, prima volta che chiamo. Vabbè. Io sono milanista, non voglio far arrabbiare Mauro, ma gli chiedo, visto che io non ho capito bene se Milan quest'anno punta ad arrivare tra le prime 4 o vuole vincere il campionato, così mi adeguo. No, noi dunque, ragazzi, intendiamoci. Intanto arrivare... ti salutiamo, grazie, ascoltaci grazie. Pure. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Arrivare fra le prime 4 è la cosa fondamentale, sì. È la base. Poi, se durante la lotta per arrivare fra le prime 4, che non è una roba facile, non è una roba facile, perché Roma e Lazio si riprenderanno. L'Atalanta è lì, la Juve idem, il Napoli si riprenderà. Quindi arrivare fra le prime 4 non è un obiettivo così di retroguardia, è un obiettivo fondamentale per continuare a rimanere a certi livelli economici di competitività del club. Se poi durante la lotta per arrivare per arrivare fra le prime 4 ti trovi a lottare per qualcosa in più, noi ci siamo. Ma non è che dichiarare l'obiettivo significa centrarlo, A meno che per te, Andrea, sono io che faccio arrabbiare te, dichiarare l'obiettivo sia un modo in più per poi poter contestare. Non è che se io dichiaro di voler vincere lo scudetto, improvvisamente l'Inter diventa meno forte. Mm-hmm. L'Inter è forte uguale così. Quindi voglio dire, noi come club, per continuare un certo tipo di progetto di rafforzamento, per rimanere nel giro della Champions League è fondamentale. Fondamentale, quindi arrivare fra le prime 4 è un obiettivo che non va mai sminuito. Poi, se lungo il cammino, in quest'ottica, tu ti trovi a dover lottare per qualcos'altro, noi ci siamo. Ma dichiararlo prima, poi non capisco quest'ansia che c'è fra i tifosi di voler dichiarare l'obiettivo. Cioè, non è una regola del gioco dichiarare l'obiettivo, Ma poi la definizione di prime 4 è... prima, secondo, terzo, quarto, cioè sì. C'è anche il primo posto, sì, prime quattro. Certo. Sì, infatti una cosa diciamo oltre che tutto. Non esclude l'altra. Anche quando lo stesso Allegri dice l'obiettivo è arrivare tra le prime 4, cioè non è che il primo posto lo togliamo, ci mettiamo Allegri una lo croce dice, sopra. Allegri lo dice perché in pubblico e in privato, sì. E in privato dice che ci sono squadre che magari possono perdere una partita, ma che sono più forti della Juventus, come il Napoli, come il Milan. E quindi quando lui dice noi dovremmo lavorare duro per arrivare fra le prime 4 e l'anno prossimo fare la Champions League, dice la verità, perché è la stessa cosa che dice anche in privato. Mi devo fermare per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Rieccoci in diretta. Intanto da casa questo telespettatore ci scrive, dice: chiedo a tutte e due, ma perché è sempre solo l'Inter che deve vincere, altrimenti è un fallimento? Fabrizio, parto da te. Sì, ma io su questo sono d'accordo, cioè soprattutto per come sono andate le cose a livello mediatico negli ultimi mesi, cioè quest'estate sono arrivati gli attacchi da tutti i punti di vista, l'Inter cosa sta facendo, non arrivano i giocatori, se ne va Lukaku, Samar, Spiliqueta, eccetera, eccetera, eccetera. Poi pronti via, si parte e niente, deve vincere l'Inter. E perché? Perché è partita bene. Siccome è partita bene, allora bisogna vincere per forza. No, è partita bene, magari poi arriveranno i momenti difficili, ci sono società che a differenza dell'Inter si sono potute permettere dei mercati anche in negativo, mentre l'Inter quest'anno già per fortuna ha potuto fare un mercato a zero, però evidentemente anche altre società hanno, non si parla di obblighi, ma hanno dei doveri. Il dovere è provare a fare il massimo. Il massimo per l'Inter sarebbe arrivare allo scudetto. Credo che ci siano altre società che partono nella speranza di vincere, perché se uno parte nella speranza di fare quello che va è una società che non ha le idee chiare. Semplicemente l'Inter è una squadra formata per vincere, sì, è una squadra fatta per vincere e non si nasconde. Secondo me altre squadre hanno le stesse ambizioni, magari non lo dico. Mauro, è solo l'Inter che ha sempre l'obbligo di vincere? Ma non c'è, non lo vedo quest'obbligo.
Vedo che in questo momento fisicamente, come copertura del campo, come potenza, in questo momento sono quelli più forti e quindi non è un obbligo. Poi dice Fabrizio. Però posso dirvi, dice, ti posso dire, sì. Mauro, se l'altro giorno al, mi ricordo un minuto, diciamo verso la fine della partita tra Empoli e Inter, Carlos Augusto non interrompe una, un'azione dell'Empoli e l'Empoli segna il gol dell'1-1, noi oggi siamo qua a raccontare tutta un'altra cosa. L'Inter, che vergogna, ha pareggiato con l'ultima in classifica dopo quella brutta partita in Champions, che aria tira, Inzaghi non, ha, non riesce a far girare i giocatori, eccetera eccetera, perché la verità è che basiamo tutto solo e soltanto sull'ultimo risultato ed è un difetto nostro. Sì. Non guardiamo le cose. Sì, questo vale per tutti. Basiamo questo, tutto sull'ultimo vale risultato. Tu prima stavi dicendo sono altre squadre che hanno speso più di noi e quindi devono vincere lo scudetto. Io non so se ti riferivi al Milan, probabile anche al Milan, non solo al Milan. No, non ho detto che devono vincere lo scudetto, ho detto che ci sono società che... Io però vorrei chiarire questa cosa qui. Permettere noi, mercati diversi. Noi, tu dici che l'Inter ha fatto il mercato in positivo, noi continuiamo da anni a fare mercato a zero. Noi facciamo il mercato a zero, eh? Noi, ma quest'anno no. Sì, sì, anche quest'anno. Anche quest'anno. Per me mercato a zero sono soldi che guadagni dalla Champions, soldi che guadagni dalla cessione di un giocatore. Bene, allora, tutti i soldi investiti, allora, tutti i soldi investiti sono a zero. Se questo, se questo è il principio, allora l'Inter avrebbe dovuto fare un mercato da 150 milioni. Ma non lo so, io non faccio il confronto, Fabrizio. Io dico solo che mercato si è trattato... zero è quanto vendi e quanto incassi quando i cartellini. Io so che noi abbiamo mangiato tanto pane duro per toglierci i debiti e per abbiamo fatto tante rinunce. Ma infatti questo, noi, questo va riconosciuto. Noi non questo abbiamo preso, noi prendevamo Kier in prestito, Ibra zero, Tomori in prestito, Tonali infatti, in prestito. Questo va riconosciuto. Ridiscutendo questo Tonali va assolutamente riconosciuto ed è un grande merito. Così come va detto che il Milan quest'anno si è potuta permettere un mercato che le altre non hanno potuto fare. Ma perché il Milan se l'è guadagnato sul campo? Ci siamo permessi, Fabrizio, mercato. Il mercato che ci siamo permessi, perché siamo arrivati in Champions League e perché abbiamo ceduto Tonali. Se non fossimo arrivati in Champions League e non avessimo ceduto Tonali, non avremmo fatto questo mercato. Cioè, sì, ma, perché ma, fare... ma Mauro, tra acquisti e cessioni, perché il discorso è sempre quello, tra acquisti e cessioni l'Inter ha fatto zero. E il Milan pure. Zero. No! Tra acquisti e cessioni il Milan ha messo sì, ma io conto, 40, Fabrizio, 50 milioni. Fabrizio, io conto, e sono i soldi della Champions League. Io conto che se metto i soldi allora, della Champions aspetta, League aspetta, dell'Inter, Fabri. L'Inter ha fatto meno 100. Sì, però, senti ragazzi, anche un attimo Mauro, se no se gli parli sopra lui non riesce a parlare, se gli parla sopra di te non lo senti. Andiamo sui temi societari, bilancistici di soldi, Fabrizio si agita. Allora, io dico questo. Vabbè, che per me, è matematica elementare. Per me il mercato è figlio, è una, diciamo, il mercato è area sportiva, progetto sportivo. Quindi il mercato, se viene finanziato con tutti i soldi e risorse ricavati dalla gestione e dai risultati sportivi della squadra, è a zero. Per me il mercato a meno è il mercato che deve ricorrere a investimenti o aumenti di capitale, come ha fatto la Juve per tanti anni, o a investimenti personali dell'azionista, del proprietario. Se tu investi sul mercato tutti i soldi che ricavi dai tuoi risultati sportivi, e per risultati sportivi c'è anche la cessione del giocatore, perché se Tonali è stato ceduto a quella cifra, perché vuol dire che sportivamente dentro il Milan è cresciuto tanto da arrivare a valere da 15-20 milioni 80, e quindi per me tutto quello che è investimento sportivo sul mercato generato dai risultati sportivi della squadra è zero. Cioè alla fine il nostro risultato di investimenti di ricavi Champions e ricavi cessione giocatore, tutto quello che abbiamo guadagnato da queste due voci è andato sul mercato e alla fine è zero, non abbiamo messo altri soldi in aggiunta. Perfetto, ho capito il tuo ragionamento, lo sposo, e quindi il Milan ha fatto un mercato a zero, ma allora ti dico che l'Inter ha fatto un mercato da più 100 e passa milioni, perché l'Inter oltre ad aver fatto il mercato a zero tra acquisti e cessioni ha preso i 100 milioni di incassi Champions e non li ha messi via. Non lo so, Fabrizio, però... Quindi,
Quindi evidentemente comunque c'è uno sbilanciamento da questo sì, punto ma di tieni vista. Conto che intanto noi non siamo andati a fare il mercato per prendere i giocatori che ti fanno fare la differenza subito, ma avevamo tante cose da fare, dovevamo rifare tutto un centrocampo, dovevamo rifare tutta una fascia destra. Avevamo così tante cose da fare che non avevamo potuto farle tutte nello stesso mercato, perché qualcosa in difesa, in attacco e anche sull'esterno come vice Teo avremmo dovuto farlo, ma abbiamo dato la priorità ad altre cose, tutto non lo potevamo fare. Però io dico questo, noi facciamo Fabrizio questa cosa qua non perché facciamo i pavoni, ma perché sul bilancio non abbiamo il segno meno. Come esposizione debitoria non abbiamo il segno meno. Noi, messa a posto l'esposizione debitoria, messo a posto il bilancio, tenuto sotto controllo il monte ingaggi, facciamo il resto. E infatti, se tu fai il bilancio inattivo, io ti faccio i complimenti per il mercato inattivo, Fabrizio, ti faccio i complimenti per il mercato inattivo, ma hai una fortissima esposizione debitoria ancora, di tante centinaia di milioni di euro, hai il bilancio a meno 86 e quindi hai ancora tante cose da fare, eppure complimenti a te, la squadra è forte. Infatti, mentre il Milan si può permettere mercati dove mette i soldi, l'Inter da 6 sessioni di mercato tra mercato estivo e mercato invernale, i soldi li deve portare. A fronte di questa cosa, l'idea che l'obbligo di vittoria ce l'abbia l'Inter mi fa un po' sorridere, questo dico. Ancora da casa, cambiamo un attimino argomento, poi prendo un'altra telefonata, sempre riferimento al discorso che facciamo prima dei giocatori che piacciono e i tifosi vogliono assolutamente in campo. Corrado, milanista, ci scrive: finalmente gioca Adli, spero di non sbagliarmi, ma Pioli con lui non l'ha valutato esattamente. E poi aggiungo: forza Milan, suma top. Grazie, il nostro Corrado, telespettatore. Ma non lo so, è il suo giudizio, è la sua impressione, non voglio contestarla. Io dico che da quando è arrivato Pioli ne ha valorizzati tanti di giocatore. Gli stessi che si e Çalhanoğlu, che poi sono andati altrove con ingaggi più ampi, quando è arrivato Pioli non avevano la quotazione e la valutazione che hanno avuto dopo Pioli. Quindi non parlo solo di Leao e Tonali. Quindi sarebbe singolare, Corrado, che su tutta una gamma di giocatori Pioli ci vede bene, li valorizza, li fa crescere, e per puntiglio Adli o De Ketelaere invece non ce la fa. Non lo so, magari è come dici tu, magari no, non lo so. Tornando sull'Inter invece, Fabrizio, leggo quello che scrive la Gazzetta dello Sport su Lautaro Martinez. Si parla di rinnovo entro fine anno, il capitano ha voglia di rimanere nerazzurro per molti molti anni. Ecco, ti chiedo, eccolo qui il titolo: rinnovo fino al 2028 in cantiere. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport, ripreso da FC Inter 1908.it. ti chiedo, è un rinnovo, meglio prolungamento come lo chiama Marotta, che si farà entro fine anno? Ma francamente non mi scalda affatto questa cosa in questo momento. Cioè, per me, io non vedo nessun tipo di problema da questo punto di vista, perché Lautaro Martinez è una persona molto coerente. Poi mediaticamente un giorno si dice: ah, adesso arriva subito il rinnovo, il giorno dopo attenzione, ci sono le sirene di questo e quell'altro club. Ma ormai sono abbastanza scafato per farmi scivolare di dosso sia le cose belle che le cose brutte. Io sto sulla coerenza del giocatore. Il giocatore sta dimostrando con i fatti di essere molto fiero e felice di essere il capitano dell'Inter. Poi, se arriverà, come mi auguro, il rinnovo del contratto, sarò felicissimo. Se succederanno altre cose, le riporteremo. Ma non è una questione di oggi. Cioè, oggi Lautaro Martinez non sta pensando al rinnovo del suo contratto, sta pensando alla partita con il Sassuolo, ed è la cosa che mi piace di più di questo ragazzo. Lui è sempre stato molto coerente su questa cosa. Quando si tratta di parlare di contratti lo facciamo, ma io devo fare il giocatore e in questo caso anche il capitano dell'Inter, quindi non è una cosa che gli interessa in questo momento e fa bene a fare così. Intanto da casa per te, Mauro, questo telespettatore scrive: domanda provocatoria. Quale giocatore invidia all'Inter? Secondo me vuole sentirsi dire Çalhanoğlu, perciò provocatoria. No, quale giocatore invidia all'Inter in questo momento? No. Lautaro, uno come Lautaro magari, non so. Lautaro chiedo, Martinez, certamente. Anch'io. Tu, Fabrizio, invidi qualcuno al Milan?
Assolutamente sì, ti dico Leao, che è un giocatore che è stato vicinissimo anche all'Inter, non è arrivato perché all'epoca si è scelto di andare su profili più pronti su indicazioni dell'allenatore, altrimenti Leao sarebbe stato un giocatore dell'Inter ed è un giocatore che a me piace tantissimo, è un giocatore che in questa settimana è stato criticato per me senza motivo, perché è vero che forse deve crescere per amor del cielo, ma per me è un giocatore stratosferico ed è come se lo vorrei Allora io segnalo a Daniele Mari, che magari ci starà guardando, questo pezzo. Biasin due punti, aperte virgolette, Leao doveva venire da noi, è andato al Milan, lo invidio molto, tutta colpa di Conte, chiuse virgolette. Quindi lo segnalo. No, i nomi li fai te. Io ho dato, ma non è la prima volta che lo dico, Leao era un giocatore stra-attenzionato da Ausilio, che aveva già trovato anche tutti gli accordi per portarlo al Milan. Me lo ricordo, me lo ricordo. E poi la cosa è saltata perché si è deciso di andare su profili più pronti, perché Leao non è pronto. Adesso tu mi dirai che faccio il piangina e il vittimista, no? Va bene, io tanto figurati se me la prendo. Ma parlo di cose successe nell'estate del 2019, sì. Quindi faccio cronaca, non faccio pianginismo. Nell'estate del 2019 non solo l'Inter era su Leao, anche il Napoli e la Juventus. Io mi ero divertito quell'estate, cari ragazzi, a vedere. Poi me l'hanno fatto il collage, i tifosi me li mandano. Quando Leao, nella prima parte del mercato, veniva accostato, soprattutto a Napoli-Juventus, non tanto all'Inter, soprattutto a Napoli-Juventus, una nuova stella per il Napoli, una promessa attraente per la Juventus. Poi c'era anche qualche titolo sull'Inter. Appena l'abbiamo preso noi, è diventato subito una scommessa, è diventato subito un azzardo. Gli altri era una stella, una promessa, l'astro nascente, è arrivato da noi, scommessa, giovane, scommessa, è meraviglioso. Vabbè, ma funziona... Estate 2019. Più o meno sempre così. Tu me lo dici per il Milan, magari Fabrizio mi può fare anche lo stesso discorso relativo a un giocatore dell'Inter. È la visione che hanno tutti più o meno della propria squadra, no? Sembra sempre che ti trattino male a fronte degli altri. La verità è che più o meno tutti hanno lo stesso trattamento. Leao per me è un rimpianto, perché Leao per me è un giocatore straordinario e chi lo attacca perché magari ogni tanto sbaglia un gol, per me non capisce niente. Io vi aggiungo anche un altro giocatore che in questo momento invidio all'Inter, che è Mkhitaryan, perché dove lo metti fa bene. Sì, per carità, poi chapeau, non è giovanissimo, chapeau, eccetera, ottimo eccetera. Giocatore, in questo momento. Sì. Mi piace molto. Vado in pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. No. Rieccoci in diretta. Omar Dalodi vi scrive sulla Juventus, vi chiede cosa ne pensate della comunicazione di Allegri per quanto riguarda la lotta a Scudetto, visto che ne parlavamo prima di lotta a Scudetto, non è surreale? Infatti, scusa Omar, con gli investimenti parla di quarto posto. La Juventus, intendiamoci, la Juventus quest'anno non ha fatto nessun investimento, perché prendi UEA, riporti in squadra Cambiaso da fine prestito, non hai fatto investimenti. Però loro ti dicono, sì, ma due anni fa, un anno e mezzo fa hai preso Vlahovic, l'hai strapagato, hai preso Chiesa due anni fa, strapagato, hai investito su Pogba a zero, ma dandogli investimento perché comunque gli hai dato tanti soldi di ingaggio. Ho capito, però ragazzi, Vlahovic sarà stato pagato tanto. Intanto la Juventus quest'anno il mercato lo ha fatto, è anche molto caro, ha speso tanto sul mercato la Juventus, perché ha dovuto pagare la tranche di Vlahovic, la tranche di Chiesa, la tranche di Locatelli, e quelli sono soldi. E questi sono i nodi, Fabrizio, che vengono al pettine e che Allegri deve gestire, perché dice Omar, hanno fatto investimenti, come dici tu, Fede, qualche anno fa. Sì, ma
Vlahovic è qui da qualche anno, è da qualche anno che è un problema. Chiesa è reduce da un crociato al ginocchio, adesso si sta riprendendo. Locatelli non ha rispettato tutte le premesse e le aspettative che c'erano su di lui. Quindi, cioè, tu sei andato a pagare quest'estate sul mercato giocatori che non erano una novità. Questo è il tema della Juventus. Il tema della Juventus è che la Juventus deve adesso mangiare questi anni di pane duro e deve lavorare sui giovani, come abbiamo fatto noi gli anni scorsi. Gli ultimi anni di cattiva gestione stanno venendo a galla e questo è evidente. Così come io penso che effettivamente ci siano delle rose più complete in questo momento della Juventus. Però questo non toglie che la Juventus debba e possa crescere molto di più rispetto allo strazio che ho visto contro il Sassuolo, alla partita forse quasi sufficiente di ieri, ma neanche troppo, ad alcune prestazioni che sono dal punto di vista del gioco sconfortanti. Questa cosa non va bene. Che poi non sia la squadra più forte dell'universo, siamo tutti d'accordo, ma non può essere neanche quella che abbiamo visto in queste ultime uscite. Ieri sera la Juve ha fatto, noi eravamo qui insieme, sì, cioè a commentarla, molta molta fatica con una squadra che sta facendo bene, che è un po' la squadra rivelazione, è stata la squadra rivelazione di queste prime giornate, però ieri non ha giocato il Lecce e la Juve comunque ha fatto fatica. Sì, il Lecce non ha mai tirato in porta e se tu vinci 1-0 creando pochissimo contro una squadra che non tira mai in porta, c'è un problema, perché la Juventus ha avuto l'occasione con Chiesa nel primo tempo e il gol. Poi anche D'Aversa non ne ha parlato sul gol della Juve, nasce alla lontana da un calcio d'angolo che non c'era, perché l'ultimo colpo, l'ultimo sfioro era stato juventino, e poi c'è anche un mezzo Mani, forse più che mezzo, di Rugani. Sì. Però senza stare a guardare gli episodi arbitrali, perché altrimenti il tifoso della Juve ti dice sì, ma Sassuolo Berardi doveva essere espulso e quindi il Sassuolo doveva rimanere in 10. E invece tutto vero, stasera tutto gioca. E invece stasera gioca. Sì, ma Dionisi ha già detto che... E invece stasera gioca. Ma senti Mauro, ma mi confermi queste due notizie di Milan che ho intravisto in questi minuti? Allora, la prima, stiamo parlando della Juventus. È vero che il Milan l'anno prossimo fa la seconda squadra? Stiamo parlando della Juventus. Non lo so. So che Vincenzo Vergine, che è il nuovo capo del settore giovanile del Milan, al progetto della seconda squadra ci tiene. Poi e ci crede. Poi che lo faccia effettivamente una notizia che non sono in grado in questo momento né di smentire né di confermare. Invece altra cosa la dico io, oggi sì, alle 2:30 a casa Milan si parla di stadio, giusto? Oggi è una giornata piuttosto importante, sì, oggi è una giornata piuttosto importante per cui il Milan sullo stadio è molto determinato. Però fammi finire sulla Juventus. La Juventus di ieri, francamente, io ero convinto che noi avessimo giocato maluccio col Verona. Ieri ho rivalutato il nostro 1-0 sul Verona. Sono convinto che, vista la Juve, il Milan contro il Verona abbia fatto un partitone, ecco. No, sono d'accordo. La partita del Milan è stata veramente brutta. Però... Ma la Juve ieri, ora non me ne vogliono i tifosi juventini, ma secondo me la pensano assolutamente come noi. Ok, importantissimi tre punti portati a casa, ma la partita è stata, concedetemelo, orrenda. Mamma mia, noi cioè non ci siamo addormentati solo perché eravamo in diretta e quindi non potevamo chiudere gli occhi per ovvi motivi, però cioè fossimo stati a casa, questo... ognuno sui propri divani. Sì. E questo prescinde dalle difficoltà che può avere la Juventus a livello di costruzione della rosa. Cioè con questo gruppo di lavoro si deve pretendere qualcosa di più, perché comunque sia la Juventus è formata da giocatori che giocano tutti in nazionale, chi più chi meno, e non può giocare a questo livello, cioè questo livello è veramente poca cosa. Vi leggo però queste parole di Chiesa, ecco, io non so se vogliono essere un'ulteriore frecciatina magari a Massimiliano Allegri, visto che già una volta lui aveva usato parole di questo tipo. Chiesa, dopo la partita, ai microfoni di DAZN, dice: vogliamo giocare calcio moderno e arrivare tra le prime quattro per tornare in Champions. Sinceramente io ieri ho visto tutto, ma non calcio moderno, lui l'aveva già detto una volta. Io guardavo poco fa le immagini di Chiesa dopo il gol al Sassuolo a Reggio Emilia. Sì. Lui fa tutto il campo per andare ad abbracciare Vlahovic, non per abbracciare l'allenatore.
Quindi Chiesa e Vlahovic in questo momento si stanno sorreggendo a vicenda. Non sto dicendo ai tifosi della Juventus che è un asse anti Allegri, però Chiesa e Vlahovic fra di loro sono molto vicini e hanno passato le loro... Come? Erano sul mercato, ecco, quindi è una vicenda interna alla Juve questa qua. Il tema di ieri è che Allegri voleva che sull'ultimo calcio d'angolo tenessero la palla per non rischiare contropiede del Lecce, e invece loro l'hanno giocata per cercare di fare il 2-0. È lì, secondo me, modernità non modernità. È lì. E infatti Allegri è uscito dal campo prima della fine arrabbiatissimo. Sì, arrabbiatissimo, infatti. L'ho anche detto quando gli hanno chiesto perché è uscito così, ha parlato dell'episodio dell'ultimo calcio d'angolo, su cui dice Allegri il Lecce ha rischiato, non ho visto questo grande contropiede con cui il Lecce poteva fare gol. Però sai, comunque scottati dalla partita precedente, se stai vincendo 1-0 e manca poco alla fine, cerca di perdere tempo, temporeggiare, tenere la palla lì, piuttosto che rischiare di prendere un contropiede, magari ti distrai un attimo e poi vai a pareggiare negli ultimi secondi al volissimo, perché mancano 30 secondi. Il telespettatore juventino dice: il Milan però col Verona ha fatto un solo tiro in porta, la Juve in ogni caso 12 conclusioni a una, vedere scout. No, guarda, io la partita col Verona me la ricordo bene, intanto abbiamo fatto gol subito, quindi non abbiamo immagazzinato ansia e fischi, e poi il Verona ha avuto un tiro in porta, il copertino di Stefano Ruscio, nel secondo tempo dopo l'ingresso di Loftus noi abbiamo avuto 4 azioni in cui potevamo fare. Vi devo salutare gol. Però siamo in chiusura, saluto e ringrazio Mauro Suma, ciao, Fabrizio Biasini, sempre Derby torna mercoledì prossimo, ciao.